Come si fa fare il salto a tutta l'azienda e vuol dire a ognuno dei componenti, a ogni rotellina e vitina dell'orologio? Ma se la vitina e rotellina dell'orologio non funziona, l'orologio non segna l'ora. Quindi anche l'MD, l'RA che non hanno la loro soddisfazione all'interno del contesto generano il malfunzionamento di tutta l'azienda, generano cioè dei mal di pancia, delle insoddisfazioni. La logica quindi è quella, ripeto e ribadisco, è stata quella di andare a creare la rimozione delle insoddisfazioni, dei conflitti di interesse che comunque c'erano da questo punto di vista, per poter creare il più possibile il raggiungimento, non dico della perfezione, perché come diceva qualcuno meglio di me un po' di anni fa, non è di questo mondo, e su questo mondo qualche annetto in più vorremmo ancora rimanerci, ok? Ma è quella però di renderlo perfettibile. Nella corsa di questa perfezione, quali sono le condizioni per cui le persone possono continuare e a tempo pieno avere la possibilità di poterselo permettere? In questo modo qual è il rimbalzo positivo per l'azienda e poi per ogni singolo componente, quindi che l'esposizione e l'esplosione ulteriore della rete riverbera poi e rilascia grandi quantità di soddisfazioni, di carriere ed economiche a tutta l'azienda, oltre a quelle morali eccetera, dove ognuno le valuta e le misura nell'ambito di quella che è la sua sensibilità, che non è poca roba, perché andare a dormire pensando di aver guadagnato avendo inculato il prossimo è una cosa, scusate la dialettica un po' ruvida, ma pensando di aver salvato qualcuno è tutto un altro cinema, ok? C'è qualcuno che ha ancora coscienza.